Buongiorno a tutti, innanzitutto la tesi si intitola Tra sviluppo e tutela, progetto per un terminal marittimo a Porto Marghera. Gli obiettivi della tesi sono quelli di andare a individuare le problematiche territoriali dell'area studio analizzata per poi procedere a elaborare una serie di ipotesi progettuali a risposta delle problematiche emerse. La tesi è stata sviluppata secondo una metodologia di studio suddivisa in quattro fasi: una prima fase di analisi del contesto territoriale, seguita dall'analisi delle potenzialità e criticità, successivamente una fase di stesura del metaprogetto, concludendo con il master plan. Per quanto riguarda la prima fase dell'analisi del contesto territoriale, è stata considerata la fascia di territorio compresa fra la città di Padova e Venezia, territorio in cui vi sono tre comuni padovani e sette comuni veneziani, fascia territoriale densamente abitata, in particolar modo nelle vicinanze di Padova e Venezia. È un territorio in cui vi è una buona rete infrastrutturale, vi è la rete autostradale, una buona rete delle tangenziali da cui si collega tutta la rete primaria, secondaria e terziaria. Vi è una rete ferroviaria regionale e di alta velocità, la rete Venezia-Padova e da Padova si dirama con direzione Milano-Torino e direzione anche Genova-Bologna. Dopodiché vi sono anche delle infrastrutture di rilievo sia a livello regionale che nazionale, come l'aeroporto Marco Polo di Venezia, e il porto turistico e commerciale sempre di Venezia e le zone industriali anche di Porto Marghera e di Padova. Questa prima fase ha permesso di individuare fin da subito delle aree problematiche. In particolar modo, entrando nella seconda fase, si individuano come aree problematiche le due zone industriali, per cui la ZIP di Padova e la zona industriale di Porto Marghera. Presentano delle problematiche connesse a fattori inquinanti, sia acustici che aerei, problematiche relative alla viabilità interna, che comunque va a influire anche quella che è la viabilità esterna all'area, e vi sono anche delle problematiche interne connesse a delle aree che attualmente sono in disuso o in stato di abbandono. Ulteriore problematica è riferita direttamente alla città di Venezia, è una problematica connessa per lo più al turismo, a un turismo di massa non regolamentato. Dopo vi è anche il problema del passaggio delle grandi navi all'interno del bacino di San Marco e lungo il canale della Giudecca per raggiungere l'attuale marina. E vi è anche un problema connesso all'UNESCO, che è un problema indiretto in quanto l'UNESCO tutela la città, ma nel caso in cui Venezia non prenda dei provvedimenti per regolamentare il passaggio delle navi e regolamentare il turismo, l'UNESCO potrebbe inserire la città di Venezia all'interno della blacklist, per cui toglierebbe quella che è la tutela alla città, con grosso danno alla città stessa. Ulteriori problematiche sono il nodo idraulico di Padova Est, è un nodo in cui convergono diversi corsi d'acqua, è un nodo che in caso di forti perturbazioni è soggettato a esondazioni, per cui può andare a esondare in particolar modo sul comune di Stra e sul comune di Vigo Novo, come è già successo anche in passato, e vi è anche una criticità connessa all'idrovia Padova-Venezia, che è un'opera iniziata tra gli anni 60 e 70, ma attualmente è in stato di abbandono perché non è mai stata completata. Per quanto riguarda in questa fase si sono cercate delle prime risposte che potessero dare con un unico progetto, con un'unica soluzione, collegare più problematiche, per cui un progetto per risoluzione a più problematiche. Per questo motivo è stata scelta di analizzare quella che è la situazione dell'idrovia Padova-Venezia. È un'opera che è stata completata solo dal punto di vista delle infrastrutture di attraversamento, che sono una serie di ponti che attualmente alcuni attraversano praticamente il nulla, perché come si può vedere dall'immagine sotto sono dei ponti in mezzo alla campagna e sotto non vi è la presenza del canale idroviario. Sono state realizzate parte delle chiuse che però attualmente sono state di abbandono e sarebbero o da recuperare o completamente da rifare, e manca l'asse principale che dalla sinistra Brenta giunge fino alla Conca Romea, per cui il tratto centrale, e dopo l'ultimo, un piccolo tratto che è di collegamento con la laguna. Nella tesi viene ipotizzato il suo completamento, basandosi anche sul progetto della Regione Veneto del redatto nel 2016. Si prevede il completamento del tratto centrale e un adeguamento della classe idroviaria, passando da una categoria 3 a una classe idroviaria di quinta categoria. Questa soluzione va a risolvere problematiche connesse alle due zone industriali, per cui di tipo viabilistico e anche di inquinanti, in particolar modo per il fatto che le merci non trasinterebbero più su gomma, ma passerebbero dalle chiatte fluviali alla rete ferroviaria. Però ridurrebbe anche come canale spettatore, per cui avere problematiche di carattere idraulico.
però il suo completamento crea una nuova problematica, che è quella di realizzare un porto idroviario, progetto mai preso in considerazione, per cui bisogna trovare la nuova criticità e pone la necessità di individuare un'area in cui collocare questa nuova funzione. L'ulteriore problematica legata alle grandi navi, qui è stata analizzata tutta la serie di progetti presentati sia al Comune di Venezia ma anche al Ministero delle Infrastrutture. È stato valutato di, per risolvere il problema delle grandi navi e anche del turismo, di ricollocare la marina in una nuova sede. Il problema qui del ricollocamento sta nel fatto di decidere se di collocarla al di fuori della laguna o mantenerla all'interno. La scelta è ricaduta di mantenerla all'interno della laguna, in quanto porla all'esterno della laguna vorrebbe dire non avere sì il più passaggio, le navi non passerebbero più all'interno di Venezia, ma verrebbero sostituiti da una serie di una sorta di piccola flotta di imbarcazioni che andrebbero avanti e indietro tra la nuova marina e l'attuale marina, per cui non sarebbe proprio risolto il problema. Ma eventualmente, se si volesse fare un collegamento diretto, ad esempio collocandosi alla bocca di porto del Lido con una nuova, ad esempio con quei progetti là in alto, se si volesse raggiungere con una rete stradale, si creerebbe tutto un problema sulla zona di Punta Sabbioni e dell'entroterra della zona delle nei punti sopra. Per cui l'idea è quella di trovare una nuova area dove collocare la nuova marina sull'entroterra, possibilmente collegato con la rete ferroviaria, autostradale e delle tangenziali, e che sia facilmente raggiungibile anche via mare, via acqua. Per questo motivo in questa fase si è passati da cinque prime criticità a due soluzioni, le quali hanno generato la necessità di usare un'area di progetto di diverse aree di progetto, che però possono essere unite realizzando queste proposte in un'unica area di progetto in cui inserire questo nuovo porto, sia il nuovo porto crocieristico che il nuovo termine idroviario. Entrando nella fase di metà progetto si sono stati scritti una serie di obiettivi progettuali che hanno permesso, che sono la sintesi di quelle che sono le criticità e le risposte trovate, che hanno permesso di individuare nella località di Fusina un'area di progetto idonea che possa contenere queste due nuove funzioni. Sono state analizzate tutti quelli che sono la pianificazione regionale e comunale per valutare la fattibilità dell'opera, e da qua, vista la fattibilità, si sono state definite una serie di linee guida per effettuare l'intervento vero e proprio. Come si può vedere nel master plan, vengono considerati comunque anche dei progetti e dei piani già in fase di attuazione. In particolar modo si considera l'idea di collegare l'aeroporto Marco Polo con la stazione di Venezia Mestre e prolungare l'asse fino a Fusina, così da creare un collegamento diretto tra nuovo terminal, la stazione di Venezia Mestre e di conseguenza anche con la rete ferroviaria e con l'aeroporto, per cui una parte del turismo potrebbe essere deviata direttamente su questa nuova infrastruttura. Dopodiché viene mantenuto sulla fascia sud, che si vede quella fascia verde, è la fascia del progetto del Vallone Moranzani, che è una fascia di recupero di parco urbano, di aree attualmente dismesse o in stato di abbandono, che comunque è di forte degrado, che va a mitigare quella che è la percezione della zona industriale, mitigando, e così si riduce quella che è la percezione della zona industriale, soprattutto da quelle che sono le cittadine sottostanti il Vallone Moranzani, per cui Marghera e i comuni di Stato. Dopodiché in rosa si vede la zona, si vede poco. La zona rosa è la zona destinata al nuovo progetto, e viene potenziata tutta quella che è la rete di accessibilità sia via acqua che via terra, e viene anche sottolineato il nuovo asse dell'idrovia. Nel dettaglio l'area di Fusina viene tripartita: nella parte nord viene collocato il nuovo terminal destinato all'idrovia. Centralmente viene mantenuta la funzione di terminale dei traghetti, che però in parte viene riconfigurato, e viene prevista la riduzione della seconda tarsena, attualmente non presente. A sud viene inserito il nuovo terminale crocieristico, il tutto connesso con la rete ferroviaria che viene potenziata, la rete viabilistica viene anch'essa potenziata, viene inserita, come si può vedere, l'asse in rosso, la linea tra i puntini rossi il tratto di metropolitana di superficie, con delle stazioni di sosta in corrispondenza del parcheggio scambiatore, ma anche in corrispondenza del terminal vaporetti, ma anche del terminal crociere. E il Vallone Moranzani viene proseguito fino al raggiungimento del terminal vaporetti. L'ultima fase della realizzazione del master plan sono state considerate una serie di leggi nazionali e internazionali.
che sono la base per definire una serie di standard tecnici urbanistici per definire un dimensionamento minimo dell'intervento. Questo ha permesso di realizzare il master plan conclusivo. Come detto precedentemente, a nord viene realizzato il nuovo terminal per lo scambio tra navi porta container e chiatte fluviali, centralmente viene riconfigurato il terminal vaporetti e il terminal traghetti, e a sud viene inserito la nuova darsena per le navi da crociera, darsena che può contenere al massimo 4 navi da crociera contemporaneamente di lunghezza massima di 320 metri. Stiamo parlando di imbarcazioni che possono variare tra le 160 e le 220.000 tonnellate. E andando nel dettaglio, qui è stato studiato tutto quello che è la volumetria e gli spazi necessari per il terminal, ma anche tutto quello che è la viabilità interna per la movimentazione delle merci, in modo tale da evitare quello che è l'interferenza tra la movimentazione merci all'interno del terminal e quello esterno, mentre uscita. Dopodiché, per quanto riguarda anche, è stato fatto il medesimo studio per il terminal vapore e il terminal traghetti, che anche qui è stato studiato tutta la viabilità interna che viene riconfigurata, in particolar modo tutto il sistema di partenze e arrivi. E anche per le crociere è stato sviluppato sia tutto l'assetto volumetrico, ma anche tutto l'assetto di passaggi interni e di movimentazione e di passaggio dei turisti e non solo. Dopodiché, a supporto di questi schemi, sono state studiate le sezioni per avere non solo un rapporto in pianta, ma anche un rapporto nell'elevato, nella volumetria, per capire tutto quanto il rapporto fra volumi, passaggi e percorsi. E a supporto di quest'ultima analisi, di questi ultimi progetti, sono stati sviluppati anche una serie di render di progetto, di bozze di progetto, per comprendere quello che sono il rapporto di volumetrie, contesto e l'area. Grazie per l'attenzione. Ho detto prima che anche questo era un argomento particolarmente sensibile, no? Per cui invito anche i presenti, se hanno da formulare qualche domanda, abbiamo un relatore a disposizione. Abbiamo visto un progetto, vorrei sottolineare, abbiamo visto un progetto, punto. Non abbiamo visto chiacchiere, no, abbiamo visto un progetto, ripeto, mi fa molto piacere. Per cui se c'è qualche domanda... Se posso, vorrei dal relatore capire, secondo te, quali sono i punti critici del tuo progetto, cioè ti sarai reso conto di quelli che sono i vantaggi e quelli che sono i punti critici. Mi piacerebbe in 20 secondi, va bene, cosa ne pensi del tuo progetto? Il problema è che questo è un punto sviluppato da un punto di vista ingegneristico, architettonico, urbanistico. Il problema è che per approvarlo, noi siamo alla fine tecnici, per approvarlo ci vuole la politica. Se la politica non si muove, rimaniamo allo stato di fatto. Mi pare una risposta politica.